Kabul, attacco al Ministero dell'Informazione. Omicidio del piccolo Gabriel, fermato anche il padre. Omicidio di Lyra McKee, 2 arresti in Irlanda del Nord. Sono almeno 3 gli assalitori coinvolti nell'attacco avvenuto stamane a Kabul al Ministero dell'Informazione afghano. Secondo quanto riporta la BBC, prima c'è stata un'esplosione, in seguito uomini armati di Kalashnikov hanno tentato di entrare nell'edificio scontrandosi con le forze di sicurezza. Uno degli attentatori si è poi fatto esplodere lungo il perimetro, mentre un altro è stato ucciso dagli agenti. È stato fermato a Cassino il padre del piccolo Gabriel, il bimbo morto mercoledì scorso a Piedimonte San Germano. Per l'uomo, 48 anni, c'è l'accusa di avere ucciso il figlio di 2 anni assieme alla donna già fermata dai carabinieri. La svolta è arrivata nella notte quando, a seguito delle indagini, il PM ha disposto il fermo dell'uomo. Sono stati arrestati 2 giovani di 18 e 19 anni che sarebbero collegati all'omicidio della giornalista Lyra McKee, uccisa in una sparatoria durante gli scontri della notte scorsa a Londonderry. La giornalista è stata uccisa mentre seguiva gli scontri di alcuni dissidenti repubblicani e la polizia dell'Irlanda del Nord. Ryanair nell'occhio del ciclone per un nuovo supplemento. Questa volta nel mirino della compagnia ci sono i più piccoli. Un nuovo balzello, infatti, il supplemento neonati, cioè un extra di 25 euro a tratta per i bambini al di sotto dei 2 anni. Supplemento ingiustificato, dato che il neonato viaggia senza sedile dedicato ma in braccio ai genitori, fa notare Federconsumatori, che parla di compagnia ormai sempre meno low cost. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete degli aggiornamenti, come sempre, potete andare sul sito www.adnkronos.com. Grazie per essere stati con noi e buona Pasqua.